qui a Torino produrremo batterie e-axle elettrici che praticamente ci consentono le zero emissioni, quindi sostenibilità ambientale totale. È sostanzialmente il primo in Iveco Group di plant capace di fare una cosa del genere, no? In una logica che sul prodotto sostanzialmente parte già da un'attenzione all'ambiente che è quello dei motori a gas, poi il full electric che siamo noi oggi, l'ibrido che è un altro step sostanzialmente della nostra strategia e poi quello della fuel cell, no? Dell'idrogeno. Questo è il primo plant carbon neutral, nel senso che noi abbiamo il 100% dell'energia elettrica che è prodotta e ricavata da fonti rinnovabili. Abbiamo una parte che prendiamo dalla rete, che comunque la rete è assicurata che appunto produce energia elettrica da fonti rinnovabili, e poi abbiamo un insieme di pannelli fotovoltaici sia sulla facciata, sia una smart flower, quindi è una tecnologia che ci permette di avere pannelli solari che sono molto efficienti perché inseguono il sole e quindi sostanzialmente permettono di avere un'efficienza molto più alta dei pannelli solari. Poi abbiamo una wind tower che essa è molto molto efficiente e comunque ha una totalità di produzione rilevante. Nei prossimi mesi andremo anche a installare su tutti i parcheggi anche lì dei pannelli fotovoltaici per aumentare l'energia prodotta. Sull'employment abbiamo fatto un lavoro enorme, questa fabbrica è stata pilota per tantissime iniziative. La prima è per quanto riguarda sostanzialmente le stazioni di lavoro che sono state studiate per essere il meno invasive possibili, le meno stressanti possibili per le persone, con tecnologie che permettessero di azzerare i pesi, sia durante il montaggio con dei manipolatori azzeramento di pesi, ma sia anche con dei robot, con degli AGV, che ci permettevano sostanzialmente di non spingere più materiale in giro per il plant, quindi robot intelligenti che portavano il materiale dove avevano bisogno e quindi azzerando sostanzialmente questo lavoro da parte delle persone. Questo ovviamente, che queste attività qui hanno permesso sostanzialmente di andare a garantirci una percentuale di diversity importante all'interno del plant. Pensiamo che qui abbiamo più del 20% di donne che lavorano con noi. Comunque è una percentuale che all'interno di industria automotive insomma, è importante, no? Ha un certo prestigio.